compagnia di Virgilio Mari, di Argonauta, didattica e servizi per la cultura all'interno della 15ª Borsa del Turismo Archeologico di Paestum, in uno stand che avete allestito col titolo Paleo Village. Parliamone un attimino. Paleo Village è un villaggio preistorico dedicato all'età del bronzo. In pratica presso la SVVF di Persano abbiamo ricostruito due capanne appunto dell'età del bronzo, con tutta una serie di allestimenti chiaramente che vanno dalle armi agli utensili, ai vasi, diversi manufatti sia litici che fino ad arrivare appunto ai metalli. Qual è il target che potrebbe essere interessato a questa proposta? Al Paleo Village sicuramente possono venire le scolaresche, infatti in due anni di attività abbiamo avuto diverse migliaia di visite da parte delle scuole, sia provinciali ma anche extra provinciali, dando di un taglio prettamente didattico e di approfondimento alle tematiche trattate. Ma inoltre accogliamo anche visitatori extrascolastici, quindi di target diverso, gruppi, associazioni, famiglie, che possono trascorrere una giornata all'insegna della preistoria con momenti ludico didattico molto interessanti ma anche di svago. Poi bisogna dire anche che svolgendosi l'attività in un'oasi del WWF si completa poi la giornata con la visita appunto all'oasi, che è collocata lungo il corso del fiume Sele ed è davvero una piccola meraviglia da un punto di vista naturalistico. Mi incuriosisce molto la vita della preistoria legata proprio ai nostri antenati delle ere precedenti e nelle diverse epoche. Poi infatti noi è vero che abbiamo costruito delle capanne dell'età del bronzo, ma chiaramente diciamo che facciamo un excursus poi nella preistoria, chiaramente partiamo un po' più da lontano percorrendo i vari periodi fino ad arrivare a quelli più vicino a noi. E quali sono le attività che possiamo vedere all'interno dello stand? All'interno della stand possiamo vedere sicuramente diverse riproduzioni che abbiamo fatto noi presso il nostro centro e quindi con tecniche legate alla preistoria, utilizzando tecnologie primitive. E in particolar modo possiamo vedere la tessitura, che è molto interessante, viene eseguita in questo caso con un telaio verticale ed è interessante e anche affascinante, anche perché così facciamo vedere sia le fasi precedenti la tessitura, quindi quelle della filatura, fino ad arrivare poi alla tessitura vera e propria che porta poi a un lavoro finito e quindi si vede l'intero processo di lavorazione. Inoltre poi abbiamo diversi strumenti, principalmente armi, che partono dalla litica, quindi dalla lavorazione della pietra, fino ad arrivare anche ad oggetti in rame ed in bronzo. È un modellino che ricostruisce proprio una capanna che abbiamo poi ricostruito noi con misure reali presso il nostro centro, quindi presso il Paleo Village. Chi ci vuole contattare può trovarci sicuramente al numero di telefono 0828 35 0387 oppure abbiamo il sito internet www.argonautalab.it e con l'indirizzo mail didattica@argonautalab.it. Ci teniamo a specificare che tutte le attività vengono svolte da personale specificato, non da animatori, ma chi viene presso il nostro centro è seguito da archeologi, conservatori dei beni culturali, storici dell'arte, esperti in tecnologie primitive.